fino e poi una carriera da grande che non dico sia deludente, però certo non all'altezza delle attese, non è mai riuscito a trasformarsi e diventare competitivo sui 100 metri e spesso ha trovato degli intoppi nel riuscire a vincere una prova in cui, come recita il record del mondo, teoricamente è il migliore di tutti. Dall'alto al basso iscritti Lorenzo Gargani, Meiron Ceruti, Noè Ponti, Matteo Rivolta, Andrei Govorov, Thomas Ceccon, Piero Codia, Daniele D'Angelo, Edoardo Valsecchi e Luca Todesco. Sono molto curioso di vedere la prova di Thomas Ceccon dopo averlo ammirato nei 100 stile libero. Ma ieri meraviglioso Ceccon, l'abbiamo detto più volte, 48-14, ma al di là del tempo una capacità di gestione della gara. In un momento in cui teoricamente poteva essere di difficoltà perché avrebbe potuto perdere la sua personale candidatura per la gara individuale di 100 stile libero all'Olimpiade, ammesso che deciderà di farla, però un bel salto di qualità, potenzialità che sono esplose in maniera netta nella prova di ieri e che rilanciano non solo lui stesso ma tutta la staffetta veloce. 50 Delfino, una distanza che all'Olimpiade non c'è, non ci dimentichiamo, c'è il primatista italiano Piero Codia 23-21, un record che comincia ad essere datato Barcellona Mondiale del 2013, poi non è più riuscito a ritoccare quel crono. No, tutt'altro che sicuro, visto che Ceccon ha nuotato un solo centesimo da questo primato durante i campionati di dicembre, ha accarezzato più volte dei tempi intorno al 23-3, per cui siamo pronti a vedere potenzialmente un record che può cadere. Blocchetto di partenza. Si va. Riflettori puntati sulla corsia numero 4 Govorov, 5 Ceccon, che se conferma la condizione e lo stato di forma potrebbe regalare anche una bella sorpresa. Non ha in realtà indovinato una partenza eccezionale Ceccon, adesso prova nella parte nuotata a non perdere ulteriore spazio da un Govorov che invece è scatenato, Ceccon si riporta in seconda posizione, davanti c'è sempre Govorov, si va al tocco 23-19 per vincere il 7 colli, 23-41 a due decimi dal record italiano Thomas Ceccon. Terzo posto per Noè Ponti, 23-53, meglio del 23-57 di Marius Kusch della serie precedente che gli ha fatto accarezzare il podio. Molto potente, molto in sintonia con i 50 Govorov anche in questa occasione, gara vinta nella prima parte, un po' di difficoltà a chiudere con la stessa efficacia nei secondi 25 metri in cui invece Ceccon ha trovato bene la spinta, è riuscito a calcolare, si è visto bene intorno ai 42-43 metri come abbia cambiato bracciata per arrivare perfetto sulla piastra il Veneto, riuscendoci peraltro a dimostrazione di una conoscenza delle sue spinte perfetta. Prossima gara, i 200 delfino femminili, lenta marcia d'avvicinamento ai 200 dello stile libero maschile, che sono l'appuntamento più atteso della giornata di oggi. Si diceva di un sette colli che finalmente ha riaperto al pubblico, seppur contingentato. Sì, bello ritrovarsi in questa situazione, bello che le persone, tutti gli affezionati di nuoto possano tornare a vedere le gare, ci sono tantissimi bambini, queste competizioni fanno bene come stimolo per tutti ed è bello insomma che una folta rappresentativa di tifosi di nuoto siano qua a seguire le gare, anche se insomma le presenze sono state appunto contingentate e molto ridotte rispetto alla richiesta effettiva. Noi ci dobbiamo acconciare come quelli là, con la maglietta sulla testa, perché l'impianto storico del sette colli non permette di attrezzare coperture per la postazione cronaca e dunque nel frattempo che diamo la linea di Elisabetta Caporale in zona mista vediamo di metterci il turbante anche noi. Eccoci qui senza turbanti e risponderò a loro. Thomas Ceccon, un bel momento, come esci da questa gara? Forse un inizio che poteva essere meglio? Sì, la partenza in questi giorni non è il mio forte, poi la progressione è abbastanza buona come al solito. Come ho sempre detto, il 50 delfino non l'ho mai allenato, però lo faccio perché è una gara che mi piace e che mi viene anche bene, quindi è una prova che comunque sono contento. Hai avuto tempo o modo di ripensare ai 100 stile di ieri? Sì, quello sicuramente. E devo dire che comunque anche in vista a Tokyo non è un tempo che sfugge all'occhio. Tempo che comunque può valere la semifinale e poi magari
anche la finale, magari migliorandolo un po'. Bello, bello trovarsi in queste condizioni nella gara regina, la gara regina tra tutti. Sì, assolutamente, è una gara che comunque ci sono un sacco di atleti, anche specialisti, però sono contento di tornare a gareggiare anche con i più forti di sempre. Grazie. Grazie a voi. La premiazione dei 50 stile libero femminili, Ranomi Kromovi Jojo bronzo, argento alla Sette Colli Sara Sjostrom oro, la campionessa olimpica Pernille Blume. Dopo l'auto endorsement di Sabbioni ieri, c'è stato l'auto endorsement poco fa di Thomas Ceccon. Beh, insomma, mi sembra una dichiarazione molto chiara e consapevole del suo livello, è esattamente quello che lui ha detto, un crono che vale la semifinale e se migliorato di qualcosa può proiettarlo all'interno degli 8 migliori e sarebbe insomma un risultato notevolissimo per questo ragazzo. Era ancora tutto sommato una promessa, no? A inizio di questa stagione, adesso è una realtà seria del nuoto azzurro.